alla fine del campionato. Il Perugia è in vantaggio sulla Juventus per 1-0. La Lazio è vicinissima al suo secondo titolo italiano. Superato da 40 secondi il cinquantesimo, si continua a giocare. La palla sulla destra è Sneijder, chiuso però dal difensore della formazione perugina Materazzi, mentre in questo istante Collina dichiara concluso il confronto. Sono le 18 e 4 minuti del 14 maggio del 2000. La Lazio è campione d'Italia 1999-2000. La Juventus è stata battuta a Perugia per 1-0 dalla squadra di Carletto Mazzone, leader olimpico. E allora sono i tifosi stessi qui all'Olimpica a gridare quelle due parole a lungo, per tanti anni soffocate, campioni d'Italia. Gli ultimi minuti vissuti via radio, le mani nei capelli, ed ora la liberazione davvero sfrenata, un momento indescrivibile. Tutti insieme nello stadio, tifosi impazziti a festeggiare lo scudetto, il secondo nella storia della Lazio, l'Olimpico, trasformato in una piazza completamente bianco-celeste, entusiasmo.